l'impianto fotovoltaico permette di essere soprattutto autonomi e di non avere dipendenza più da nessuno. In base alle caratteristiche dell'impianto e alla disponibilità della superficie per poter posizionare i pannelli, si possono raggiungere livelli di autonomia sempre maggiori. Riuscire a progettare questo impianto come si deve significa magari riuscire a farlo anche un pezzettino alla volta, anche se non si hanno subito tutte le disponibilità, ma si fa una buona progettualità, si può iniziare con un impianto più piccolino, che intanto magari ti fa risparmiare qualcosa in bolletta, per poi passo dopo passo aggiungere componenti fino ad arrivare alla completa autonomia, che è un po' il mio traguardo. E il non dover dipendere più da nessuno, per cui non avere il pensiero della bolletta oppure non dover raggiungere compromessi, dover dire di sì a certe situazioni anche quando uno non ne ha voglia, sia dal punto di vista lavorativo ma anche da altri punti di vista, perché non si ha l'assillo poi di dover pensare a continue uscite, continue spese che derivano appunto dalle bollette. Eccoci, buongiorno, buongiorno ancora con il nostro caro Omar Neri, con cui sto vedendo di mettere l'impianto fotovoltaico anche nella proprietà di Sonia, quindi in Liguria, per capire un pochino quali sono le margini diciamo, di miglioramento per quanto riguarda il consumo energetico. Quindi anch'io sarò una persona che utilizzerà questa cosa e vedremo un pochino, insomma, ecco, perché la stiamo progettando poi alla fine come cosa verrà fuori in questo senso. Ciao Omar, buongiorno. Ciao, ciao a tutti, ciao Luca. Buongiorno, buongiorno. Allora, l'impianto fotovoltaico. Per favore, una piccola intro in merito a quello che è l'impianto fotovoltaico. Tengo a precisare che questi incontri sono di presentazione per quanto riguarda la possibilità di potersi costruire un impianto fotovoltaico e che di conseguenza questo ci garantisce una sorta di autonomia. A un prezzo veramente molto molto basso a fronte di una buona qualità. Ecco, quindi questa è la ragione per cui stiamo coinvolgendo nel nostro progetto ed in Zion il nostro Omar Neri. Prego Omar. Dunque, l'impianto fotovoltaico permette di essere soprattutto autonomi e di non avere dipendenza più da nessuno. Diciamo, in base alle caratteristiche dell'impianto e alla disponibilità della superficie per poter posizionare i pannelli, si possono raggiungere livelli di autonomia sempre maggiori. E questa cosa è riuscire a progettare questo impianto come si deve significa magari riuscire a farlo anche un pezzettino alla volta, anche se non si hanno subito tutte le disponibilità, ma si fa una buona progettualità, si può iniziare con un impianto più piccolino, che intanto magari ti fa risparmiare qualcosa in bolletta, per poi passo dopo passo aggiungere componenti fino ad arrivare alla completa autonomia, che è un po' il mio traguardo. Quello che a me piace, appunto, come dicevo prima, è il non dover dipendere più da nessuno, per cui non avere il pensiero della bolletta oppure non dover raggiungere compromessi, dover dire di sì a certe situazioni anche quando uno non ne ha voglia, sia dal punto di vista lavorativo, ma anche da altri punti di vista, perché non si ha l'assillo poi di dover pensare a continue uscite, continue spese che derivano appunto dalle bollette. Ecco, allora è sempre difficile per quanto riguarda diciamo, la questione amministrativa fare un impianto a questa maniera, oppure è molto più semplice di quanto si possa pensare? È Cioè, molto più faccio un esempio, una semplice. persona che magari dice, ok, Omar Neri è molto bravo nel dirci le cose, ci fa trovare anche del materiale a basso costo, posso iniziare a montare il mio impianto fotovoltaico, posso avere dei problemi burocratici? Ecco. Allora, finché si rimane sotto i 20 kW e di pannelli fotovoltaici, e 20 kW sono tanti,
se non vi soddisfano le vostre esigenze, ehi, o avete un'azienda che consuma tanto, se no per un'abitazione sono, ma gliene fai andare tre di abitazioni con 20 kW, okay, di pannelli fotovoltaici. Sotto questa soglia non c'è bisogno di nessuna cosa burocratica. Diciamo che è una cosa che si può fare in completa autonomia. Gli unici vincoli sono di tipo paesaggistico, ovvero se si è in una zona rurale che ha determinate caratteristiche o ha dei beni, ci sono i beni culturali di mezzo, e allora bisogna fare una richiesta e confrontarsi col proprio comune e così via per chiedere se sulla propria abitazione, nella propria area, è possibile sviluppare un impianto fotovoltaico o meno. Questi sono gli unici vincoli. Ecco, perfetto. Allora, fino adesso, dammi un po' un feedback tu, no? Perché comunque so che ti sei occupato anche personalmente del montaggio di alcuni impianti dei tuoi corsisti, no? Allora, fino adesso le persone cosa ti dicono? Cioè, che hanno fatto questa cosa loro, no? Nella loro casa, eccetera. Cosa ti restituiscono come risposta? Anche perché comunque si possono fare degli impianti che vanno in pratica a sopperire a quello che comunque è il fabbisogno energetico, rimanendo allacciati ancora alla rete, e poi si possono fare anche impianti invece che ti isolano completamente dalla rete, cioè non ci possiamo mai isolare, vero? Se non mi sbaglio? Allora, riguardo questo tema, Ecco. io faccio questo esempio perché non c'è una legge chiara, non c'è, se non per quanto riguarda l'abitabilità. E questo consta magari se uno prende una nuova casa o un rudere e una volta ristrutturata ha bisogno di richiedere ulteriormente l'abitabilità, possono esserci dei vincoli per quanto riguarda l'acqua e la luce elettrica. Ma se uno già sta abitando in casa sua e a un certo punto si trova nelle condizioni di non poter più pagare la bolletta, cosa fanno? Gli tolgono l'abitabilità e lo sfrattano, per logica. Certo, certo. Lo desumo per logica. Quindi il mio consiglio è, finché si può, di rimanere allacciati alla corrente elettrica, che non si sa mai. Vedi il mio esempio: sono stati 15 giorni di buio qui da me, da fine dicembre a oggi è il primo giorno che c'è il sole. Purtroppo, ahimè, mi sono ricollegato alla rete nazionale, ok? Per qualche giorno. E questo è stato molto comodo, ok? Avere comunque la sicurezza di poter andare avanti tranquillamente. Chiaro, è stato un compromesso perché fosse stato per me, fosse stato da solo, non mi sarei mai piegato, però sono con la famiglia e quindi c'era qualche lavatrice da fare e semplicemente ho fatto uno switch, sono collegata alla rete elettrica ed ecco che avevo ancora la corrente elettrica senza problemi. Chiaro, c'è da pagare, come dicevamo, il pizzo, cioè ogni mese, ogni bimestre arrivano le bollette con gli oneri di sistema, che sono quei 20-22 euro a consumi zero, però quei 20 euro, 22 euro glieli dai. Ci sta, ci può stare, però non sono quei 150-200 euro che gli dai tutte le volte, sono 20-22 euro. E nell'arco di un anno, secondo me, è una spesa accettabile per avere una sorta di sicurezza. Chi ha fatto l'impianto, a cui ho fatto l'impianto, diciamo, alcuni mi hanno stupito perché dopo aver fatto il corso mi hanno presentato il progetto e ho detto, minchia, bravi, ci avete messo molto meno di me a imparare come riuscire a progettarvi il vostro impianto. Dopodiché si è Uomini o collaborato donne? in... Questi erano uomini o donne? No, le donne hanno una marcia in più. Cioè, è incredibile, ma donne, sì, le donne assolutamente. Chiaramente Un messaggio uomo subliminale a tutte le donne, prego. anche è stato molto, molto bravo.
Lui comunque aveva, lui fa il meccanico e aveva Beh. già una gran manualità, però era un argomento comunque nuovo per lui, la progettazione. Lui ha la manualità per attaccare, collegare, ma non per progettare. Anche lui ha fatto una cosa veramente molto carina, un gran bel impianto, bello grande se l'è fatto. Quindi feedback sì, ne ho anche da parenti a cui ho sviluppato step by step l'impianto. Per quello dico, è importante progettare per avere la possibilità di poter aumentare, quando si ha la disponibilità economica, il proprio impianto a piacimento e modificarlo senza grosse spese aggiuntive. Dopo vi faremo vedere l'esempio. Va bene. Allora, senti, quanto si riesce secondo te a risparmiare in bolletta, diciamo per quanto riguarda un impianto promiscuo, quindi 50-50? Allora, distingo l'estate dall'inverno. L'estate, secondo me, basta veramente un impiantino piccolino per essere totalmente autonomi. Cioè, lo vedo perché io in una giornata carico tutte le batterie, cioè, inizio a accumulare dei 15 kW in un giorno, hai voglia di fare delle lavatrici. Ok, se poi hai anche l'aria condizionata, i 10 convettori, tutto il resto, è un altro discorso, ma per un consumo medio, l'estate riesci 3 mesi l'anno sei totalmente off-grid con un impiantino. Poi mano a mano che ti avvicini all'inverno, questa percentuale varia. Questi mesi più bui, che ne so, avrò risparmiato io col mio impianto un 70% della bolletta. Ok. Ok. Tu hai avuto Diciamo 50. significativamente, ecco, tu hai avuto significativamente proprio, cioè hai visto proprio dei risultati anche dal punto di vista del risparmio, ecco. A totale. Tutte le volte che arriva la bolletta la guardo e dico: porca miseria, il pizzo un'altra volta. Perché i consumi sono a zero. Quando arriverà Sì. la prossima, chiaramente avrò questi consumi qui. E mi rode un po' perché, cioè, ti prendono per il naso quando ti mandano una bolletta del genere. Certo. Però è quel compromesso da tenere. Ecco. Allora, altra domanda per quanto riguarda questo impianto fotovoltaico. Diciamo, a parte il pizzo, come lo chiami giustamente tu, il risparmio su una bolletta di 100 euro, arriva a 100 euro di consumo, quindi quanto viene con il pizzo? 100 euro di consumo, sei sui 120, 130, 120, ecco. 130 euro di pizzo. E con un impianto al 50%, quanto siamo in grado di poter risparmiare? Vabbè, ogni bimestre ti risparmi 70 euro. Su una bolletta del Quanto? genere, sui Quindi è il 70, 50% dell'importo sì, all'incirca. diciamo la metà, così uno. Tutto quello che viene in più, è tutto di guadagnato, di extra. Diciamo la metà. Ok, perfetto. E fino adesso quante persone hanno fatto questo impianto? L'hanno proprio costruito? Da quando ti stiamo organizzando i corsi? Allora, tre. Sono già molto avanti con l'acquisto del materiale, quindi hanno già fatto il progetto e hanno già il materiale che gli sta arrivando un pochettino alla volta. Altri 5 o 6 invece sono ancora lì che magari non gli sono chiare certe cose, ma mi fanno domande, mi mandano i link dei prodotti che hanno trovato, mi chiedono: ma questo per la cosa che voglio fare può andare bene? Ecco. Sì, Ecco. tranquillamente almeno una decina ci si sono messi, proprio che sono già in pompa magna.
Ottimo, fantastico. Poi sarebbe bello sentire anche le loro esperienze, magari farli raccontare un po' le loro cose, sia per quanto riguarda la fattibilità, per quanto riguarda il reperimento del materiale e per quanto riguarda il montaggio. Sì, assolutamente. Ecco. Poi per il montaggio dei pannelli, come dico anche nei corsi, se uno deve andare sul tetto, dico, fatevi dare una mano se non avete l'attrezzatura giusta. Perché prendere un cestello così, non tutti sono pronti per. Quindi lì, Certo. fatevi dare una mano. Sì, certo. Allora, un impianto al 50% di un'abitazione, quindi parliamo di 1,5 kW. È giusto? Sì, 1,5 kW di accumulo, dici? Ok, di batterie. Ecco. Ok. Allora, in quanto tempo si ammortizza? Una persona fa l'investimento, compra il materiale, mette l'impianto, fa tutta una serie di cose, ci saranno delle spese. In quanto tempo l'ammortizza? Se parliamo della bolletta di prima, un anno e mezzo, un anno. Allora, se parliamo dell'impiantino che abbiamo proposto, quindi dove si è bravi a recuperare materiale usato, certi tipi come i pannelli, le batterie, cose così, vabbè, in un anno l'hai già tirato su. Se invece parliamo di un impianto un po' più grosso, chiaro, un paio d'anni. Se parliamo di Ok, una roba come il mio, io ci metterò 3 anni a tirarmi sull'impianto. ecco, perché il tuo quanti kilowatt è? Allora, io ho 2,4 kW sul tetto e 15 kW di batterie In accumulo. e l'accumulo, sì. E un inverter da 6 kW ho preso, cioè ho dimensionato, è tutto molto sovradimensionato. Sì. È già predisposto per un eventuale upgrade, come avevo detto, de devo quando ho tempo riuscire a mettere ulteriori pannelli. Ecco, perché poi è una cosa che tu suggerisci praticamente di fare, no? Quindi realizzare un impianto che poi ti consenta di poter inserire successivamente anche di potenziarlo, insomma, ecco, partire in una certa maniera per poi eventualmente aumentare poi di potenza successivamente, vero? Bravissimo, perché diciamo ci si fa un po' le ossa all'inizio, si inizia a capire un po' come funziona e se si fa un investimento non esagerato, a uno non viene nemmeno il nervoso quando è brutto una settimana e purtroppo le batterie vanno a terra e ti devi riallacciare alla rete Enel. Però un po' alla volta inizia a capire, ok, la lavatrice non la faccio stanotte, ma la faccio durante il giorno perché oggi è una bella giornata, oppure oggi è brutto, ma domani pare che abbiano deciso che ci sarà il sole e quindi magari la rimando al giorno dopo. Un po' imparare a conoscerlo, però appunto se c'è una progettazione fatta bene, poi ti permette di ampliarlo come vuoi, a tuo piacimento, senza dover più cambiare i componenti che hai già lì. Devi solo aggiungere qualcosina, perché altrimenti fucilarsi 2.000 euro è un attimo se fai gli acquisti sbagliati, perché poi ti ritrovi con materiali che sei fermo lì, non riesci più a espandere il tuo impianto, ti tocca cambiare metà della roba almeno. Esattamente, grazie. E, quando mi posso scollegare al 100% dal gestore energetico? E soprattutto se è possibile fare una cosa del genere? Allora, quindi proprio dare la disdetta, intendi? Allora, come dicevo prima, la disdetta, secondo me, sì, però non ci sono leggi chiare, nel senso, non c'è una legge che dice non puoi, quindi in teoria puoi, ma non si riesce a trovare, ma perché la nascondono bene, secondo me, una legge che dice
Sì, puoi staccarti. Non c'è né una né l'altra, lasciano tutto così nel mistero. Quindi, secondo me, uno può. E l'esempio che ti dicevo prima, io non ho i soldi per pagare la bolletta, se volete staccatemela. Questo è un po' Certo. il trucco che uno può usare. Certo. A chi consiglieresti e a chi sconsiglieresti, questa è l'ultima domanda, questo impianto? Ci saranno Allora, persone, diciamo, che hanno, diciamo, più convenienza a farlo e persone che ne avranno di meno, immagino, no? sì, allora, se si ha una superficie dove poter mettere i pannelli molto molto piccola, parliamo di pochi metri quadri, ok? E soprattutto orientati male, quindi magari orientati a nord, non ha senso. Non ha proprio senso metterli. Se invece una persona ha lo spazio che vuole, assolutamente fa quello che vuole, non consiglio di farsi di togliere terreno per farsi l'impianto fotovoltaico, perché credo che il terreno sia importante lasciarlo per far razzolare le galline, per piantarci le cipolle. Ok, e le zucchine. Insomma, a me personalmente non piace il pannello fotovoltaico a terra, però ci si può ingegnare facendo delle tettoie, delle strutture. Chi abita in condominio, purtroppo non sa, ma spesso nemmeno l'amministratore sa, che ognuno ha la sua parte di tetto, anche in condominio. Quindi chi è in condominio, dico per riuscire a mantenere buoni rapporti, dico di mettersi d'accordo, casomai. Perché uno dice, no, io me lo metto qui nel mio terrazzo, me li metto e chi se ne frega. E poi dopo è un sacco di rotture di scatole se gli altri non sono d'accordo, gli altri condomini. A Certo. questi qui dico, cercate di mediare il più possibile, perché in giro c'è tantissima ignoranza, cioè che non sanno le cose. Quindi vi tocca sempre lottare ed è fastidioso. Chi ha una casa da solo in campagna, non vedo perché non metterlo. Proprio lì non ci sono assolutamente contro, anzi, solo pro. Ecco, grazie, grazie mille, caro. Allora, intanto ricordiamo che per quanto riguarda questi laboratori che si sviluppano in 2 giorni, quindi sono dei weekend, sabato e domenica, gestiti da Omar e una sua collaboratrice, ci sarà quindi la possibilità di imparare a montare questi impianti fotovoltaici. Vi sarà fornito tutto il materiale tecnico per poterlo fare. Oltretutto, Omar vi guiderà anche nell'acquisto di materiale che spesso è apparentemente desueto, quando in realtà invece semplicemente è appoggiato, quindi non ha il prezzo come se fosse nuovo in questo senso, ma che di conseguenza è molto più conveniente. E di conseguenza potete acquistare a bassissimo costo del materiale che vi consente poi di poter fare il vostro impianto fotovoltaico. Ecco. Quindi questi incontri li stiamo organizzando praticamente in tutta Italia. Il prossimo incontro, se non mi sbaglio, è questo. Eccolo qua. Il 20 e 21 gennaio. Tolgo il banner. Eccolo qua. 20-21 gennaio a Frascati ci sarà appunto questo incontro e per informazioni potete mandare una mail a info@inzion.com o andare direttamente nel nostro sito www.inzion.com per avere informazioni. Quindi nel momento in cui ci chiedete info, noi non facciamo altro che girare questo contatto al nostro Omar, quindi vi metteremo in contatto con Omar e di conseguenza vi dirà tutto quello che comunque è necessario fare per poi poter partecipare a questo corso, quali sono le aspettative del corso, le cose tecniche, le questioni tecniche del corso e di conseguenza tutto quello che è relativo al corso. Ecco. Quindi Omar, io ti faccio tanti auguri per i tuoi seminari, salutami la tua collaboratrice, saluto tutte le persone che si stanno iscrivendo al tuo corso,
ti faccio tanti auguri anche se non ne hai bisogno e ci risentiamo prestissimo per una prossima intervista. Va bene, grazie. Ciao a tutti, ciao Luca. Ciao Omar, ciao caro.